Praticamente la Ternana verrà qui a fare la partita perché sono... E quindi che cosa succede? Che noi dovremo attuare la tattica Rusce contro Lonzolo. Non ci sono più nocilli e su questo bisogna lavorare. Che cazzo qui? Non c'è sul gioco a fare salmone, non c'è sul gioco sopra i fasci, ma una cazza matti. Io quando fotto la tattica toscana, lo 646, lo 652, ho portato i nocilli o a mio campo, non mi vedi più. Ah, ma vendrà la pelle ci sta la pratica! Non si è caputo no cazzo chi l'ha caritto, non si sa se per paura o per chi sapeva fatto su. Ma qualche facino rosso c'è dappertutto, cioè hanno colpito mio nonno con un pugno e mi ammazzaro. Come? Mi ammazzaro un nonno, scusate. Certo, mi ammazzaro un nonno, certo. In catanesi. Oggi ci sono codettate e pistolette. In tutti i campi di gioco e l'odio la fa da padrone. Da quando? Da quando cacciaro dagli stati a Nucilla. Però non l'hanno fatta apposta. No. Ma tanto era vecchio, prima o poi moriva, voglio dire. Certo, prima o poi moriva, quindi alla fine non fottimo un nonno, uno andava quattro nonni. Ecco. Se non perdoniamo, se non siamo noi a perdonare. È e buono. Tu mi andiamo a finire. Quanto do le direttive? Sì, prego. Plotone. Plotone. Attenti. Plotone, non cuglioniamo per cortesia. Ma perché cuglionio, Plotone? Andai giù che fare e qua certo. Dobbiamo risollevare le sorti del calcio, ma pulire un sacco di foserie. Bravi, ci colleghiamo subito con Catanzaro, dove c'è il nostro collega Rosanno Orlando che ci parlerà di questa partita. Una partita vergognosa, una partita che il Catanzaro ha dominato in lungo e in largo. 8 pali! 2! Fuoco! Ok, dall'autostrada del sole vi ha parlato il comandante del maresciallo. Comandante maresciallo. 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 Dei carabinieri dell'autostrada del sole. Grazie. È tutto a voi la linea. 3 rigori negati. 2 gol annullati e non si sa per quale motivo. Mentre il gol della regina era in netta posizione di fuori gioco. Non si fa così col capoluogo. Diciamo bene, Toscano si è avvicinato al mister Lauteri, che è una persona veramente molto gentile, molto affabile ed educata. Si è avvicinato per dare la mano, è vero questo. Però prima di avvicinarsi ha starnutito, disse C. Allora Lauteri, visto che il tuo fatto un coronavirus ne sta tagliando, non ha dato la mano per paura del contagio. Se avesse contagiato Auteri avesse poi contagiato i giocatori del Catanzaro, manco i playoff poteva sperare. Avete capito perché Auteri non ha stretto la mano a Toscano? E allora ha proposto al Papa, sì, un nuovo santo, San Paolo Apostolo. No, e allora San Paolo non c'è, un nuovo Paolo. Sono veramente fuori dal centro sportivo Sant'Agata, ho sbirciato perché non si può entrare negli ultimi giorni perché Mimmo Toscano si chiude per la tattica, però ho sbirciato che c'è un Dennis in formissima mentre Reginaldo Odumbia, cioè non Bit Bono il lontano, il governo forse ha deciso di giocare a porte chiuse. Sì, pare che stia varando questa situazione. Ma scusate, che senso ha? In che senso? E finiscono tutti i partiti 0-0. Ma allora siete storto. Ma hai dagli essere mezzo storto. Che cazzo vuole dire 0-0? C'ho una notizia da Picerno. Il Picerno giocherà col lutto al braccio perché il presidente del Picerno ha mantenuto ammazzato porco.
erano un pochino affezionati, un po' tutti quanti, e quindi giocherà per rispetto porco lo presidente. Runa male lo presidente, cioè no lo porco lo presidente, il presidente è un porco, il presidente ha Ivan un porco, mettiamolo in chiaro sta cosa, e quindi per rispetto lo porco che ha Ivan il presidente, il picerno giocherà con l'ottalbaccio.